La famiglia Nonino per la prima volta viene a Gusto Cortina e siamo felici perché abbiamo trovato un tale entusiasmo da parte degli organizzatori e la disponibilità, quello che mi ha colpito, la disponibilità soprattutto delle padrone di casa che hanno messo a disposizione dell'evento la loro casa, quindi è una cosa, siccome sono anch'io una persona che ci tiene molto alla propria privacy, agli oggetti che ho, sono gelosa, ecco, il fatto che queste meravigliose signore, una più bella dell'altra, una più in gamba dell'altra, siano felici per dare un valore aggiunto a Cortina. Cortina già tanto, alle montagne che sono la fine del mondo, ai cortinesi, a Cortina, a tutto. Però queste signore con questo evento sono riuscite a dare una parte di anima di gente che vive qui a chi viene ad onorarvi, cominciando anche da noi produttori, perché non crediate che non sia un sacrificio per noi venire, perché sabato e domenica io, la mia famiglia, noi siamo abituati a lavorare sempre, le mie tre figlie sono al Vino Expo di Bordeaux, quindi solitamente venivano loro, avrebbero dovuto venire loro, però ci tenevamo che a Cortina ci fosse un rappresentante della famiglia Nonino e sono venuta, sono contenta, sono soddisfatta e mi auguro che questo evento abbia lunga vita. Evviva e brindo!